Quindi partirei ora invece l'intervista al dottor Luca Canessa, che è segretario generale e direttore generale del Comune di Massarosa. Quindi riportiamo le interviste nel settore più della PA e farò una prima domanda riguardante proprio un tema caldo anche della pubblica amministrazione, che è quello della qualità. Quindi oggi è possibile, anche a considerazione della crisi, delle difficoltà che stiamo vivendo, parlare di qualità nella pubblica amministrazione? Sì, a maggior ragione, questo perché il tema della qualità applicata alla pubblica amministrazione è un tema antico. In qualche modo la pubblica amministrazione e gli enti locali svolgono la propria attività non per un business, ma chiaramente per fornire e creare servizi. Certamente in una fase ormai storica di forte restrizione delle risorse economiche, delle risorse umane, il tema della qualità è fortemente legato al tema dell'efficienza e dell'efficacia. E qui secondo noi, secondo il Comune di Massarosa, entra in gioco fortemente il ruolo della psicologia come un processo di cambiamento all'interno della pubblica amministrazione. La cultura tradizionale della pubblica amministrazione è fortemente lontana dalla psicologia, cioè un modello, senza voler entrare nelle vostre scienze, ma un modello weberiano, meccanico in qualche modo, per cui una forte rilevanza alla gerarchia e il ruolo inteso appunto in senso meccanico. In realtà questa tradizione, dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza, non ha dato grandissimi risultati, e i problemi che poi viviamo all'interno della pubblica amministrazione sono spesso legato a questo, al fatto che si hanno magari delle risorse, ma si capisce che all'interno dell'organizzazione non sono chiari gli obiettivi non sono condivisi, in qualche modo sono predeterminati. Questo è un po' il vizio del mansionarismo. Le persone lavorano in relazione a una mansione, ma non hanno chiaro quali sono gli obiettivi. E questi obiettivi non sono condivisi, cioè si vede l'organizzazione all'interno dell'ente locale come un qualcosa di meccanico, di predeterminato, di normativamente determinato, e non c'è alcuna attenzione invece a creare una cultura degli obiettivi all'interno dell'organizzazione dell'ente locale, proprio come un'azienda. Del resto, da questo punto di vista, il mondo privato è molto più avanti sull'applicazione della psicologia del lavoro rispetto alla pubblica amministrazione. Faccio un esempio su tutti che è molto semplice, che è quello della selezione del personale, che prima il collega citava. Nella pubblica amministrazione, e parlo per la mia esperienza negli enti locali, le selezioni si fanno mediante concorsi pubblici. Il concorso pubblico è fatto da scritti e orali che vanno a toccare soltanto la sfera della cognizione tecnica. Non c'è alcuna attenzione all'attitudine, alla sfera, diciamo così, dei comportamenti. Siamo partiti un po' da qua con l'esperienza del dottor Donati, e abbiamo deciso di puntare sì alla qualità, ma partendo dall'analisi intanto dei bisogni dei cittadini e degli utenti, cioè il risultato percepito del servizio attualmente svolto e il risultato atteso da parte degli utenti. E questa è stata, diciamo, la prima fase, che poi è una fase di customer satisfaction, ma importante per capire quali sono attualmente, ripeto, le percezioni degli utenti nei confronti dei servizi svolti dal nostro comune. La seconda fase, che è già avviata, è quella di capire all'interno dell'ente qual è la percezione dei singoli servizi da parte di chi lavora all'interno del comune di Massarosa. Questo perché? Perché da qui noi possiamo capire anche quali sono i bisogni delle persone che lavorano all'interno del comune e quali sono in qualche modo i difetti organizzativi all'interno di questa struttura. Stiamo facendo anche, diciamo, un'altra serie di approfondimenti insieme al nostro personale. Cercare di creare una cultura, come dicevo prima, dell'organizzazione. Quindi condividere gli obiettivi insieme, creare una cultura della leadership. Cioè, è noto che la base di partenza sono le risorse e il risultato finale è l'obiettivo. Ecco,
la leadership è un motore, diciamo, che unisce la risorsa all'obiettivo. Ma se non lavoriamo con i dirigenti e con i funzionari a costruire una cognizione di leadership, a insegnare come essere leader, perché io credo che è vero che leader si può nascere, ma molto spesso si diventa anche apprendendo, ecco che abbiamo deciso nel nostro percorso formativo, e cito quello che dicevano i colleghi prima, di puntare molto sulla cultura della leadership. Stiamo facendo dei focus group specifici che ricordano molto, per me, diciamo, che ero un tempo lontano dal mondo della psicologia, i gruppi di lavoro in cerchio, come vedevo tanti anni fa nei film, ecco, li sto vedendo realizzati al comune di Massarosa, con io credo appunto dei risultati, insomma, anche inattesi all'interno dell'organizzazione. Quindi ripeto, l'obiettivo del comune di Massarosa è puntare sulla qualità dei servizi, ma cercando di capire quali sono i risultati attesi dagli utenti, cercare di tradurli all'interno dell'organizzazione in una cultura di obiettivi condivisi. Passerei quindi a un'altra domanda che riguarda sempre la qualità, cui riguardava anche il precedente, ma parliamo anche di una segnalazione ricevuta con il premio Basile, premio vinto appunto proprio con il progetto Total Quality. Ecco, ci interesserebbe capire un po' meglio se poteste descrivere brevemente anche in cosa consisteva questo progetto e ha avuto questo importante riconoscimento. Lo si citava prima, sono, diciamo, una doppia segnalazione d'eccellenza che abbiamo avuto nel 2011 e nel 2012. In una prima fase l'eccellenza è arrivata proprio da questo progetto della qualità totale che si accennava. Qualità totale che richiama chiaramente molto il modello Toyota, che, ripeto sempre per provocazione, è chiaramente quanto di più diverso c'è rispetto a quello che è attualmente il mondo della pubblica amministrazione, dove, ripeto, si fa fatica effettivamente a lavorare sull'area del comportamento, sulla motivazione, sull'attitudine. Quindi l'eccellenza in questo caso è derivato dal processo di cambiamento che è stato avviato grazie all'analisi dei fabbisogni e dei risultati attesi da parte degli utenti e della popolazione. Questo esame è stato fatto non solo prendendo ad oggetto il risultato atteso in termini di servizio, ma anche quella che è la percezione dell'utente entrando all'interno, diciamo così, degli uffici. Anche in termini di accessibilità, perché in qualche modo, lo dicevo prima, fondamentale nel processo di cambiamento è anche avere strumenti a disposizione, dico strumenti tecnici, per migliorare la comunicabilità e la comunicazione dei nostri risultati nei confronti degli utenti, quindi capire anche da questo punto di vista come si presenta l'ente locale nell'accesso da parte dell'utente. La risposta potrebbe sembrare scontata, perché molto spesso chiaramente il risultato è negativo, cioè almeno la percezione attuale è negativo, ma non è il progetto che abbiamo impostato una pagella di come è il comune di Massarosa oggi, ma è uno strumento per riuscire a far capire a noi che lavoriamo all'interno di quell'azienda, che cosa dobbiamo migliorare per rendere migliore la percezione del servizio al cittadino. Questo nel 2011. Per quanto riguarda invece il 2012, è stato premiato soprattutto il processo appunto di miglioramento della leadership all'interno dell'ente locale. Cioè, noi siamo convinti che le nostre sfere dirigenziali debbano avere innanzitutto una cultura della leadership, addirittura più una cultura della leadership ben appresa da parte loro che a volte competenze tecniche, perché abbiamo capito che soltanto creando un gruppo, soltanto avendo persone che riescono a creare obiettivi condivisi e a renderli cultura, abitudine all'interno dell'ufficio, possiamo appunto attivare un salto di qualità. Sempre appunto questa eccellenza viene anche dall'aver deciso di inserire nelle nostre prove selettive uno psicologo sempre accanto appunto alla nostra commissione. Per quello che dicevo prima,
perché dal momento che oltretutto il lavoro a tempo indeterminato nel pubblico è per l'appunto a tempo indeterminato, cioè per una vita, bisogna stare attenti a non scegliere persone che abbiano fortissime competenze tecniche ma una scarsissima capacità di adattarsi al contesto, perché si è bravi, diciamo così, anche in relazione al contesto in cui si vive, non solo per le cognizioni tecniche che si ha, e su questo aspetto puntiamo molto nella nostra selezione che facciamo di personale, sia per concorso sia per mobilità dall'esterno. Per la mia esperienza è fondamentale, nel senso che il benessere all'interno di un'organizzazione permette alle persone di automotivarsi e conseguentemente di rendere molto di più. Non è vero che soltanto e solo la leva economica permette di migliorare le prestazioni, c'è un aspetto soprattutto nel mio mondo, che è quello degli enti locali, che è legato alla motivazione, al benessere interno, al rapporto interpersonale tra dirigenti e dipendenti e tra colleghi, che è fondamentale, cioè migliorare il clima organizzativo permette di migliorare le prestazioni e quindi migliorare i servizi. L'esperienza che abbiamo avuto a Massarosa, vedo per il pubblico il sindaco, è da questo punto di vista secondo me esemplificativa. Io sono entrato all'interno di un'organizzazione che aveva sposato una cultura completamente diversa, che era, lo dicevo prima, quella secondo me del mansionarismo e del modello, diciamo appunto, molto meccanico, con tutto il rispetto, che si traduceva secondo me in quello che, insomma, molto scherzosamente noi definivamo nostra nota prot a riscontro sua nota prot, no? Che è un classico modo, diciamo, di esprimersi degli uffici, diciamo così, molto gerarchizzati e molto meccanizzati. Noi abbiamo cercato di cambiare questa logica, i risultati in un mondo, insomma, in cui il mondo della pubblica amministrazione è un po' come una nave, insomma, per cambiare rotta ci vuole tempo, però certamente abbiamo notato in questo cambiamento di cultura degli effetti positivi in tanta parte del personale.